avevo 21-22 anni, ho cominciato a sentire musica americana e in particolare questo stile di musica che si suona col violino, il banjo, il contrabbasso e la chitarra. Ed era uno stile di musica un po' oscuro in quegli anni lì, negli anni 70. Però mi piaceva, e la gente pensava che fosse pazzo. Però insomma, un genere simpatico. E adesso io vi faccio sentire, infatti mi ricordo che ho passato. Studiare queste cose di porno. Fare in modo che la chitarra suonasse un po' come il banjo, no? E ho anche tirato fuori con dei miei amici dei pezzi proprio con questo stile, però con il testo in italiano, che è una cosa assurda. Lontano andrò, lontano. Non so se mai mi fermerò da Siracusa fino a Milano, United States of Italy vedrò. È stato uno sforzo che non ha avuto molto successo, devo dire. Comunque nell'ultimo disco ho creato un pezzo un po' ispirato da questa tecnica banjoistica in cui si usano praticamente tre dita, un po' tipo artiglio, per fare queste cose tipo. E ho tirato fuori questo pezzo che appunto è stato ispirato dai banjoisti americani. Anche qui il titolo a me sembra un titolo abbastanza intelligente, decidete poi voi. È un tributo alla mia terra d'origine, la Sicilia, l'Italia, e anche alla terra dove abito adesso, gli Stati Uniti. Quindi ho pensato a un titolo, insomma, un po' intelligente. Cowboy Minestrone. Questo pezzo si intitola Cowboy Minestrone. Dunque, dovete sapere, poi lo suono, che nella musica bluegrass ci sono generalmente tre accordi, tre o quattro, qui ce ne sono forse 45.